Patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho un po' di tempo per filmare qualche video, quindi mi trovate sempre acconciata e vestita uguale, ma chi se ne frega. Oggi sono qui per parlarvi, da come avete letto dal titolo, di Lancome. Sono stata omaggiata di questi prodotti e io non me lo sarei mai aspettato che Lancome mi inviasse qualcosa, detto proprio dal più profondo del cuore, quindi sono rimasta davvero contenta e ringrazio ancora se guarderanno questo video. Ho caricato la foto dei prodotti che mi erano arrivati su Instagram e anche su Facebook, perché ho collegato l'account. Mi avete chiesto di fare lo swatch di questi prodotti e quindi sono qui per farvi vedere i rossetti in particolare e questa polvere qui. Prima di passare agli swatch veri e propri, vi voglio parlare un attimo di questi prodotti, quindi che cosa sono, prima che vi li faccia vedere ovviamente. Allora, prima di tutto vi parlo di questo, che è assolutamente magnifico il packaging di questo prodotto. A parte che adesso è tutta lercia, tutta sporca, perché ok, adesso va molto meglio. Questa è una polvere illuminante effetto sano che Lancome ha pensato per questa uscita primavera 2015, quindi sono tutti prodotti usciti a marzo 2015 appunto. Ma va. Questo prodotto qui si chiama Belle Detain, è una polvere pressata, effetto sano e radioso. Questa colorazione in particolare si chiama Belle de Noisette ed è la numero 505. Ho pensato subito di utilizzarla come terra per contouring, per definire appena sotto le guance in questo punto qui. Quindi lo utilizzerò in questi punti perché, essendo il colore un color biscotto, la trovo adatta per scolpire il viso. Qua dice che si può utilizzare proprio come polvere uniformante incarnato, però appunto essendo troppo scura, perché sono bianchissima, mi verrebbe effetto terriccio in faccia, quindi evitiamo questo effetto. All'interno troviamo un enorme specchio e questa cialda enorme con tutte le scrittine Lancome. Troviamo anche il pennellino, l'applicatore, il pennellino, le setole stramorbide e molto piatte. Abbiamo la parte panciuta di qua, la parte piatta di qua. Io non so, adesso lo stenderò magari con questo e lo sfumerò direttamente con questo per vedere già come lavora il pennellino, perché appunto è dotato di un pennellino, utilizziamo così vediamo insieme come lavora. A me hanno mandato appunto la tonalità numero 5, Belle de Noisette. Ma ci sono altre tonalità. La linea è completa di 6 sfumature che vanno dalle carnagioni più chiare alle carnagioni più scure. Mi hanno dato dei fogli con tutte le spiegazioni per ogni singolo prodotto e qua c'è scritto che la numero 3 per le carnagioni più chiare non contiene madreperla, mentre le tinte 4 e 6, che sono per le carnagioni medie, sono leggermente pearlescenti. Le tinte 7 e 8 invece corrispondono per le carnagioni molto più scure, sono molto pearlescenti e hanno un effetto antigrigiore. E adesso passiamo invece ai 4 rossettini che mi hanno mandato, sono questi qui. Questo è il packaging del prodotto, del rossetto. Questa linea di rossetti si chiamano Shine Lover e sono rossetti effetto shine, appunto con un finish brillante. Contengono sfere di acido ialuronico, rosa moscata e gel idratante, hanno un effetto idratante per le labbra e le tonalità che mi hanno dato a me sono 4, appunto la 314, la 212, la 120 e la 136. Hanno suddiviso 3 must have della linea più altre 12 tonalità, insomma, radiose per ogni look. Non vi sto adesso perché sono tantissime, non ve le sto a elencare tutte. Comunque potete vedere tutta questa linea, che è già uscita, ripeto, a marzo, in tutte le profumerie che vendono Lancome. Parliamo di prezzi prima di farvi vedere gli swatch di questi prodotti, perché so già che tante mi chiederanno i prezzi, ma me li hanno anche scritti. Allora, la Belle Detain costa 47,50€, mentre gli Shine Lover sono in vendita a 32€ l'uno. In più hanno fatto uscire la linea Vernis in Love, che sono 3 tonalità di smalto e costano 20,50€ l'uno. Niente, adesso dopo aver parlato di tutti questi prodotti, io vi lascio all'applicazione di tutti questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia stato utile, se non così non è stato, spero vi abbia, insomma, fatto svagare un attimo e al prossimo video. Un bacione, ciao a tutte patatine e patatine! Look, part of me, a full part of me is in love. I know we just met, but a part of you is in part of me. That's how I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath. And if I break your heart and you break my heart, then there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this, ask my exorcist. They'd probably be glad to tell you this. Thinking that you're rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you around in that body, girl, is all mine. Damn about me, 'cause you got my hand tied in mine.
on the floor of the kitchen, and I'm feeling all you not. Ain't nobody else's home, we ain't scared of being loud. It's just me and you. Let me hear you scream it out. Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? Say my name, say my name, where it at? Some say one love is dumb love, but I know for sure it ain't true. I've been in